Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione flash su Teletruria. In apertura la cronaca ci porta in Val Tiberina, il filone di indagini scattato dopo l'affidamento dei lavori di ripristino della diga di Montedoglio si è concluso. Vediamo dunque i risultati. Diga di Montedoglio chiuse le indagini relative al cantiere di ricostruzione della parte di diga danneggiata dal crollo del 29 dicembre 2010. Avviso per quattro società per reati che vanno dalla gestione illecita di rifiuti speciali al falso ideologico commesso dal privato in certificazioni. La nuova parte di indagini è scattata dopo la consegna nel gennaio 2020 da parte dell'ente Acque Umbre Toscane dei lavori di rifacimento della porzione crollata dell'invaso alla società vincitrice dell'appalto, la quale a sua volta ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad avvalersi di altre ditte subappaltatrici per il ripristino delle strutture cementizie della diga. Tra queste una società di Rieti che nel febbraio 2020 è stata sottoposta a controlli da parte dei carabinieri forestali. Gli accertamenti condotti dal PM Angela Masiello hanno permesso di acquisire la documentazione circa il subappalto. Da qui è emerso che la società appaltatrice in qualità di produttore giuridico del rifiuto e la società subappaltatrice in qualità di produttore materiale del rifiuto avevano gestito illecitamente ben 7.185,2 tonnellate di rifiuti, costituiti da terre e rocce da scavo. Le indagini hanno ipotizzato verso la società subappaltatrice il reato di falso per aver attribuito in autocertificazioni dirette al comune di Anghiari ai rifiuti in questione la falsa qualifica di sottoprodotti al fine di ottenere l'ammissione degli stessi ad un regime di favore. Apriamo adesso la pagina dedicata alla sanità con il focus che si concentra sul forum RISC. Sarà Stefano Lorusso a curare per il Ministero della Salute l'applicazione del PNRR. Entro fine giugno andrà approvato il decreto legge specifico, il DM71, senza il quale si rischia di perdere i fondi dello stesso piano. Dottor Lorusso, lei ha un nuovo incarico, è direttore generale per l'applicazione del PNRR. Manca ancora l'approvazione però del DM71, senza quello entro maggio rischiamo di perdere un po' di fondi. Noi stiamo lavorando affinché l'approvazione e l'intesa avvenga molto prima della milestone europea che è fissata, come lei ricordava, il 30 giugno del 2022. Stiamo lavorando per arrivare a questa intesa in tempi rapidi, contiamo entro il mese di dicembre di presentarla alle regioni perché, come ho avuto modo di dire, rappresenta un po' il cuore del PNRR, rappresenta lo strumento attraverso il quale implementare in maniera uniforme le linee progettuali previste nel PNRR a livello nazionale. C'è un po' l'idea che il PNR vada a finanziare semplicemente delle mura, in realtà non è così. No, il PNRR fa questa grande scommessa, finanzia sicuramente e riqualifica il patrimonio immobiliare importante che abbiamo, ma la vera scommessa è sui processi. Il PNR è costruito sulla base di una logica quasi vitruviana dell'assistito. Ci sono una serie di linee di investimento legate alla persona. La prima linea di investimento è quindi la casa come primo luogo di cura, quindi è un investimento in servizi e in processi. Ovviamente non andiamo a intervenire nelle case delle persone. Ovviamente poi tutti gli altri investimenti, la casa della comunità, l'ospedale di comunità, necessitano di essere interpretati in maniera di processo ed è per questo che il DM71 fornisce delle prime indicazioni. Nei giorni proprio del Forum RISC ospitato nei locali di Arezzo Fiere e Congressi è stato importante garantire la sicurezza. PM Allarmi ha fornito per la gestione degli accessi molteplici dispositivi di ultima generazione per il controllo della temperatura corporea, rilevazione della presenza della mascherina, lettura Green Pass e igienizzazione. A tali apparecchiature si è aggiunta anche la telecamera termica a flusso che ha consentito di rilevare la temperatura corporea in presenza di un flusso di persone. Cambiamo adesso argomento. Ben mezzo secolo di attività. Confesercenti compie 50 anni. I festeggiamenti anche al Circolo Artistico di Arezzo insieme alle aziende del territorio e alle autorità locali.
1971-2021. Confesercenti soffia su 50 candeline e taglia il traguardo di mezzo secolo di attività su tutto il territorio nazionale. Festeggiamenti anche ad Arezzo, alla presenza delle autorità locali e con la premiazione delle aziende che hanno partecipato alla nascita di Confesercenti Arezzo. Noi siamo pronti alle sfide nuove che arriveranno e questo non è soltanto una festa per commemorare i 50 anni che sono passati, ma per dire che da qui è un altro trampolino di lancio per andare avanti sempre con l'obiettivo di aiutare le imprese. In 50 anni sicuramente non mancano anche le difficoltà, diciamo che negli ultimi due c'è stata una concentrazione maggiore. Sì, sono stati due anni difficili, speriamo finiscano presto, però diciamo che poi alla fine per l'associazione ha voluto dire ritrovare anche con forza uno spirito associativo e il senso anche di appartenenza all'associazione, perché siamo stati vicino a tante aziende e credo che questo abbia insegnato anche poi che nei momenti di difficoltà, stando insieme, si superano i momenti difficili, e quindi per il futuro diciamo ne faremo tesoro e ce ne ricorderemo. È cambiato anche il modo di fare impresa? È cambiato perché l'avvento del digitale, del green, il nuovo modo di stare su un mercato profondamente interconnesso in tutto il mondo sta cambiando il modo di fare impresa. Essere commercianti, negozianti, baristi, avere un albergo, un ristorante, fare servizi è una sfida globale oggi che fa interloquire ognuno di noi non più con il collega della porta accanto, con la piazza, con la strada in cui lavora, ma con un mondo intero. Sono stati momenti importanti, io credo di aver dato tutto quello che potevo dare e quindi se oggi la Confesercenti è quello che è, un piccolo merito ce l'ho anch'io, ma soprattutto ce l'hanno gli operatori che hanno seguito un percorso e che sono stati disponibili a impegnarsi. Tutto pronto per il weekend dell'Antiquaria, l'ultimo in cui si potrà circolare senza Super Green Pass. Scatta il weekend dell'Antiquaria di dicembre. La convivenza con i mercatini di Natale è stata pianificata attraverso una mappa allargata che consentirà alla fiera di spostarsi in altre zone del centro cittadino, che per due giorni diventerà davvero un evento continuo a cielo aperto. Le previsioni meteo parlano di un miglioramento e dunque, secondo le previsioni invece reali, quelle economiche diciamo e sul turismo, sarà un weekend che si annuncia dal record e sarà anche l'ultimo che consentirà ai non vaccinati di poter girare, seppur con l'obbligo delle mascherine per tutti, perché dal 6 dicembre scatterà l'accesso agli eventi solo con Super Green Pass, dunque con vaccino. Molti gli eventi collaterali e le iniziative che caratterizzeranno il fine settimana. Con tutto il programma della città del Natale e i mercatini attivi in Piazza Grande e nelle piazze San Jacopo e Risorgimento. Taglio del nastro alla Casa Museo Ivan Bruschi per la mostra dedicata ai gioielli di Bruno Galoppi. L'esposizione, curata dal professor Paolo Torriti dell'Università di Siena, rimarrà visitabile fino a marzo. Bruno Galoppi, il design orafo tra gli anni 50 e 70 ad Arezzo, un dialogo con l'arte del Novecento, da nativi a burri. È questo il titolo della mostra inaugurata a Casa Museo Ivan Bruschi e che propone un viaggio per ripercorrere il design, le tendenze e la moda della società italiana attraverso la produzione orafa aretina. La mostra di gioielli di Bruno Galoppi, che molti conosceranno. Bruno Galoppi è stato a buon diritto e è considerato il primo designer orafo della città di Arezzo. Tutta la sua attività è legata con lavori Zucchi, l'attuale 1R, e la mostra appunto ha uno svolgimento cronologico dagli anni 50, dalle prime sue creazioni, gioielli e disegni, fino agli anni 70. All'interno dell'esposizione i gioielli realizzati da Bruno Galoppi sono messi a rapporto con l'arte contemporanea. Esponiamo, grazie alla generosità di collezionisti privati, una bellissima plastica di burri, e quindi si capirà come Bruno Galoppi dialogasse con le arti maggiori, essendo lui tra i maggiori delle arti applicate. Con questa mostra si inaugurano una serie di iniziative che la Fondazione dedica al mondo dell'artigianato.
Sì, artigianato ma anche altissima manifattura. Si chiama I Misteri dell'Arte, è un contenitore che vuole raccogliere le eccellenze nel campo delle arti applicate. Fino a quando questa mostra rimarrà aperta e dunque visitabile? È aperta fino alla fine di marzo e quindi ci sono alcuni mesi per visitarla. Ci spostiamo adesso in Val di Chiana, al via infatti il cartellone del Natale a Castiglion Fiorentino. La magia delle feste avvolge la città con il Natale felice che vede una o due giorni dedicata ai bambini con performance artistiche immersive che portano lo spettacolo nei luoghi pubblici di Castiglion Fiorentino. Verrà coinvolta la comunità, le attività e soprattutto gli spettatori che diventeranno soggetti attivi nella realizzazione degli eventi. Gli artisti di strada sono pronti a sorridere e a farci coinvolgere dal ritmo incalzante di gag, battute, magie, esibizioni mozzafiato, giochi di fuoco e anche performance uniche. Parliamo adesso della Fondazione Cesalpino, da sempre in primo piano per rendere Arezzo cardioprotetta. Il messaggio, lanciato dalla stessa Fondazione, si è ora per fortuna diffuso. Torna il Saracino del Cuore e si torna a parlare di prevenzione. L'evento, organizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Arezzo, presieduto da Giovanni Grasso, con il patrocinio del Comune di Arezzo, vedrà la sua giornata conclusiva con i rappresentanti del mondo giostresco, quartieri e associazioni, pronti a sfidarsi in un torneo di massaggio cardiaco. L'evento metterà in palio per i vincitori il Cuore d'Oro, trofeo realizzato dagli studenti dell'ISIS Margaritone Vasari, e due defibrillatori da collocare nel centro cittadino, contribuendo a rendere Arezzo, già tra le province più cardioprotette d'Italia, ancora più sicura. E sotto questo aspetto, al di là della grande collaborazione della rete che si è creata in città, non va dimenticato il lavoro della Fondazione Cesalpino, che per prima ha creduto nel progetto di una città cardioprotetta. Sono 1.100 i defibrillatori installati nel territorio della provincia di Arezzo, 10.000 gli operatori laici formati all'utilizzo di essi. Una rete estesa che coniuga la professionalità e l'estrema competenza degli operatori, la diffusione capillare di strumenti salvavita ed un livello importante di formazione da parte dei cittadini. Un lavoro reso possibile proprio dallo stimolo dato dalla stessa Fondazione Cesalpino e recepito poi da tutti coloro che oggi contribuiscono a migliorare il progetto e a portarlo avanti insieme alla Fondazione stessa. Prima dei saluti, uno sguardo alla nostra programmazione. Questa sera, infatti, dopo il telegiornale delle 20.30 potrete assistere a TV Eventi, seguiranno 9.10 ed Eurodesk Video News ed infine uno speciale dedicato all'universo infermieristico. La serata proseguirà poi con I Venerdì di Giostra, quest'oggi appuntamento con La Tavolata dell'Anzi. Ed è tutto, grazie per la cortese attenzione, un buon proseguimento con i nostri programmi.